Buongiorno a tutti, eccoci qua con un nuovo video. Mi trovo a Campo Mulo in prossimità delle melette di Gaglio che si trovano appunto laggiù. Si chiama Campo Mulo perché durante la prima guerra mondiale qua in questa piana erano situati i baraccamenti, i magazzini italiani, e da qua partivano le corvée con i muli, anche con i muli, per portare queste munizioni, l'acqua e tutto quello che poteva servire alle prime linee, e precisamente in Ortigara, ma non solo l'Ortigara, tutta la prima linea italiana che è in questa direzione qua. Allora, siamo scappati dai 40 gradi che ci sono in città, qua ci sono 24-25 gradi, c'è anche un bel venticello e c'è anche un mucchio di gente, camper, auto, insomma così. Adesso cercheremo appunto di raggiungere Magaz a Peu. Niente, mi sono dimenticato il telefono in macchina e sono venuto giù a recuperarlo, e quindi adesso proveremo ad andare su a sta Magaz a Peu. Ci avvicineremo quanto più possibile con la macchina.
Eccoci qua. Siamo quasi sulla vetta del Monte Fior. Là davanti abbiamo il Castel Gomberto, già visto ampiamente. Allora, come il riassunto di questo video, che però non so dopo come monterò, è questo. Praticamente siamo partiti a piedi da Campomulo. Abbiamo fatto un paio di chilometri, 2 o 3 chilometri circa, sulla strada che poi diventa strada che va a Campocavallo. Mi sono accorto di aver dimenticato il telefono in macchina, per cui siamo tornati giù a recuperare il telefono, però visto che eravamo là e visto che eravamo lì abbiamo preso la macchina e siamo saliti con la macchina. Allora, come si prende la strada di Campocavallo, si arriva a un bivio, a sinistra si va giù alla piana di Marcesina, si prosegue dritti, sempre dritti, fino ad arrivare alla Maga Slapeus, una malga dove allevano delle pecore e fanno un pecorino veramente ottimo, buonissimo. Comprate il pecorino della Maga Slapeus. Da lì poi si prende un sentiero che va verso Castel Gomberto e Montefior. Montefior, adesso alle spalle vedete, ho una galleria delle postazioni difensive del Montefior. Lo scopo di questo video qual è? Che io qua ci sono venuto anche altre volte. Sono venuto e comunque anche sapete che sono l'evocatore della Grande Guerra, per cui insomma, diciamo, i luoghi della Grande Guerra mi interessano in maniera particolare. La cosa che mi ha sempre colpito qui di Montefior è l'ampia documentazione che si trova lungo il sentiero. Lungo il sentiero viene descritto, infatti io ripeto, non so come monterò questo video, però potete anche fare del fermo immagine per leggere, ho ripreso le tabelle esplicative dove ci sono sia narrati i fatti che qui ci sono compiuti nel giugno 1916, ma anche nel 1917. E il 1916, giugno 1916, la battaglia degli Alti Piani, detta anche Strafe Expedition, dove la Selletta Stringa fu conquistata dagli austriaci. Ecco, dicevo che mi ha sempre colpito ogni volta che sono venuto qua e mi sono sempre fermato a leggere sia le tabelle esplicative che i diari dei soldati che qui hanno combattuto, sia italiani che austriaci. Non so, a me sarà perché sono rievocatore, non lo so, sarà che sei nel luogo descritto da questi diari che hanno più di 100 anni, e io mi sono emozionato sempre. Allora, lo scopo di questo video è far vedere anche voi, se ne avete voglia, comunque, il luogo con queste tabelle, questi diari che spiegano che cosa è avvenuto lì più di 100 anni fa. La sorpresa che non sapevo, perché dopo alla fine ho anch'io una, diciamo, della Grande Guerra, ho letto, ho fatto anche degli studi, però dopo non è che posso sapere tutto. Un po' la sorpresa è che qui hanno combattuto anche dei reparti alpini, insieme con la Brigata Sassari,